Condanne pesantissime, quasi 150 anni complessivamente, sono state emesse ieri sera dal Tribunale di Patti nell'ambito dell'operazione Senza Tregua. I giudici infatti hanno inflitto pene a partire da 30 anni per i 17 imputati. La condanna a 3 decenni di carcere è stata decisa per Antonino Foraci di Tortorici, detto Calabrisi, che secondo gli inquirenti avrebbe assunto il ruolo di reggente della potente cosca del Pontempo Scavo sui Nebrodi, avvalendosi del contributo del figlio e della moglie e dei contatti con vecchi esponenti dei clan attualmente in libertà. Per gli altri, le condanne sono state le seguenti: Giovanni Aspri di Messina, 15 anni e 8 mesi, Francesco Costanzo di Bronto, 1 anno e 9 mesi, Rina Costanzo di Tortorici, 14 anni e 8 mesi, Luca Destro Pastizzaro di Cesaroma, domiciliato a Tortorici, 11 anni, Gianluca Favazzo di Tortorici, 11 anni, Sebastiano Favazzo, detto Cinque Dita, di Tortorici, 14 anni, Cristian Foraci, 27 anni di Tortorici, 15 anni e 8 mesi. Poi Roberto Grati Giordano, noto come Pampuscia di Tortorici, 10 anni e 8 mesi per lui, Giovanni Montagno Bozzoni di Torrenova, 12 anni, Massimo Rocchetta di Tortorici, 13 anni e 4 mesi, Vincenzo Rosano di Adrano, 10 anni ed infine 7 anni e 10 mesi per Sebastiano Galatirando. Inoltre, pene inferiori ad un anno sono state inflitte ad altri 4 imputati cui è stata sospesa la pena. L'operazione Senza Tregua scattò sui Nebrodi il 30 maggio del 2016 e portò alla luce alcune estorsioni e soprattutto un florido traffico di droga verso i comuni costieri da parte del gruppo. Hanno difeso gli avvocati Pruiti, Todaro, Fumara, Armeli, Tortora, Maccarrone, Cacciola, Silvestro e Foraci.